Buongiorno a tutte e a tutti. Prima di tutto, prima di rispondere alla sua domanda, lasciatemi dire che quando in una famiglia, in una comunità si festeggia un compleanno, si mostra anche orgoglio per ciò che si è fatto negli anni che si festeggiano e entusiasmo per i traguardi raggiunti. E quindi credo che noi oggi dobbiamo essere pieni di entusiasmo e di orgoglio per ciò che è stata, per ciò che ha fatto Elba con i satelliti della slide in questi 30 anni. E credo che l'orgoglio e l'entusiasmo siano il modo migliore anche per rendere omaggio ed esprimere gratitudine a coloro che 30 anni fa ebbero l'intuizione di Elba, perché noi in qualche modo ne siamo di fatto eredi. E quindi da questo punto di vista voglio di nuovo inchinarmi in omaggio a chi 30 anni fa, sul versante datoriale degli artigiani, sul versante sindacale dei lavoratori dell'artigianato, ebbe questa splendida intuizione. E lo dico perché non stiamo festeggiando il compleanno di un singolo, ma stiamo festeggiando il compleanno di una comunità che io chiamo comunità artigiana, che è fatta dall'artigiano datore di lavoro, e non me ne vorranno gli artigiani datori di lavoro se oso definire altrettanto artigiani i lavoratori che lavorano per gli artigiani. E questo è un unicum dell'impresa nella storia dell'imprenditoria mondiale. È un unicum perché è un incontro quotidiano tra persone, non tra numeri, come purtroppo spesso è più si amplia la dimensione di un'impresa. E qui c'è il valore del rapporto quotidiano che si crea e si instaura tra la persona artigiano datore di lavoro e la persona artigiano lavoratore. Per l'amor di Dio, è altrettanto lavoratore anche l'artigiano datore di lavoro. Ora, dico questo perché credo che bisogna partire, visto che mi chiede di guardare al futuro, dal fatto che queste persone, entrambe, hanno le tipiche, ma cangianti nel tempo, necessità di ogni persona, come persona in sé, come persona in relazione, come persona in famiglia, come persona nel territorio in cui vive. Elba in questi 30 anni ha dato tante risposte ai bisogni, Elba con i satelliti, ha dato tante risposte ai bisogni delle persone dell'artigianato. E qui io concordo pienamente col presidente Massetti. Paradossalmente, non è una forma di rinnegare ciò che abbiamo fatto, ma ne ha date persino troppe rispetto ai doveri costituzionali della Repubblica. E noi dobbiamo stare attenti in questo tempo, più che nei tempi precedenti, di non diventare un ulteriore alibi perché, io la chiamo la Repubblica, si sottragga progressivamente dai suoi doveri che definisco costituzionali. Perché l'esperienza della pandemia, ci hanno dato il cielo che 30 anni fa qualcuno ha fatto nascere Elba, e però abbiamo visto la Repubblica sbandare in ogni senso nel provare a organizzare delle risposte. Allora, guardando al futuro, io credo che dobbiamo separare e chiarirci su ciò che è la sussidiarietà, che qui mi riallaccio a ciò che diceva il presidente Massetti, può e deve realizzare, mettere in campo ad integrazione, non a sostituzione, da ciò che invece
con tutta la buona fede, con tutta la buona volontà, di fatto alla fine diventa una sorta di sostituzione. Prendiamo il tema che ha evocato il professor Nobel e che lei ha citato nella domanda, la non autosufficienza. La non autosufficienza, la brutta legge, mi comprenderete, necessita per la donna o l'uomo non autosufficiente in avanzata età, poi ci sono anche purtroppo non autosufficienti non ancora molto anziani, di prestazioni sanitarie e di prestazioni assistenziali. Mischiare il grano con la zizzania non ha mai portato bene all'umanità. Le prestazioni sanitarie sono compito della Repubblica, anche per il 98enne non autosufficiente. Noi preoccupiamoci di mettere in campo le prestazioni assistenziali, che sostanzialmente, se guardiamo in giro nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, nelle nostre città, certo non sono solo queste, ma sostanzialmente sono due. Se ci organizziamo per tenere mio papà in famiglia, dobbiamo trovare il badantato, le badanti da pagare, e possibilmente non in nero ma in regola, come si conviene. Se purtroppo non riusciamo a fare diversamente, ricoveriamo mio papà in RSA, dove c'è la parte sanitaria e la Repubblica da quella parte non può regredire, e c'è la parte della cosiddetta rete assistenziale. Domando, guarda, avendo una visione di futuro, possiamo ragionare, è stato citato più volte il mutualismo, di ragionare, di vedere, di mettere in campo un sistema mutualistico per il mondo dell'artigianato, non che paghi la parte di competenza della Repubblica, ma che organizzi un sistema mutualistico per far fronte all'altra. Noi nel 2019 abbiamo fatto una ricerca che è diventato un progetto che volevamo condividere con tutte le parti datoriali e sindacali. Avevo già chiamato gli amici per organizzare un convegno, poi è arrivata a febbraio, poi che è arrivata la pandemia, e purtroppo abbiamo dovuto fermare le macchine, però è qui ancora attuale. Alla fine di questo progetto scriviamo che con 80 euro all'anno si può realizzare un sistema mutualistico che garantisce, ma non è che vogliamo la luna, un progetto che parte da dell'analisi dell'attuale presidente dell'Istat, Blangiardo, con degli attuariali e quant'altro. Con 80 euro all'anno si può arrivare a garantire un valore di 1000 euro al mese a un non autosufficiente, ex artigiano o ex lavoratore artigiano, sia che sia ricoverato in RSA, sia che abbia bisogno di un servizio di badanti. Per l'amor di Dio, si può migliorare, tutto da approfondire e da migliorare. Lo mettiamo a disposizione e siamo pronti a ragionare da questo punto di vista. Rubo ancora due minuti per arrivare al corno paradossalmente opposto a quello degli anziani. È stato citato il tema della denatalità, che riguarda moltissimo anche la nostra regione, anzi, la nostra regione ha i picchi di denatalità. Allora, anche qui faremo un altro convegno sul dibattito, quali sono le cause, la cultura che cambia, i giovani che non sanno più quali sono le nuove. Sì, ho capito, ma intanto che i sociologi fanno tutte le indagini. Noi ci domandiamo che cosa possiamo fare per invertire questo trend, che già oggi è un inverno demografico, ma tra un po' diventerà un vero e proprio inferno demografico che realizza la insostenibilità del patto intergenerazionale, per cui il pericolo che i giovani e gli anziani diventino ognuno sempre più egoista per sé, un problema che solo chi non ha il paio di occhiali giusti non vede con il trend verso cui andiamo di fronte. E allora, parlando di Elba, delle prestazioni sociali che Elba ha garantito, anche qui, volendo darci una visione, provare a chiederci come nel mondo dell'artigianato le famiglie degli artigiani e dei lavoratori artigiani
possono essere incentivate anche i loro figli, guardando i giovani, a credere nell'opportunità che si può ancora diventare madre, padre, dare un futuro a questo paese e a questa regione. Grazie.